era per i soldati, sta sì, cosa. Sì, sì. E conteneva? Eh sì. E c'era l'ornamentario che aveva un soldato durante la prima guerra mondiale, sto qua, eh. Che dopo le valso anche per la seconda, io la portai in giro, sta qua. La prima è stata 15-18, la prima. 15-18, esatto. Questo è del 15-18. Ecco. Tanti che si andà a combattere là, i dispersi in Russia. Sì, in Russia. I ga trovà le maschere, i ga trovà ancora le maschere di sta roba qua. Questa? Sì. Questa si chiama Monica. Niente, questa si ciappava e si metteva sotto i querti. Sì. Sotto le querte, e dopo questa si riempiva di bronze. Che era il bronze che si metteva sotto chi? Bisognava stare attenti in metà della senare insieme, in modo che riscaldasse il letto durante la stagione invernale. Quindi te andassi in letto e te cattai il tepore di sta roba qua. Ecco qua, questa è la monica, che dopo noi ti adoperaimo come slitta così. Ecco qua quando andassi come slitta. Sua neve. Da basso giù. Ecco, questa è la vecchia fogara. Eccola qua, questa è la vecchia fogara. Sì. Eccola qua. Sì. Questo è un sistema. Ne affogara. Questa è nuove. Questa è l'ultimo tipo sta roba qua. Dopo di questa. Questa teneva molto di più il calore di questa qua, perché questa è in ferro. Sì, certo. Ma non sta meglio, perché fare le polvere, quelle lascia stare. Questo è il vecchio ferro da stiro. Sì. Si metteva qua dentro le bronze, eccolo qua. Qua dentro si metteva le bronze, dopo si sarava, eccolo qua. Io faccio ancora, e questo era qua a stirare. Sì. Si ciappava sti sisti qua e si impienava di pan. E dopo si taccava via ti trave qua, in modo che i sordi non immaginasse. Sì, sì. E ogni mattina si veniva su tutto quello che serviva per la giornata. Adesso un po' qui tutto è. Dopo così che la fa una qua, bella, messa bene. Cos'è questa? Da filare. La cosa per filare? Da filare. La muinella. Come la muinella. E questo è il rocchetto. Arrivo qua. Col filo. Guarda. Ma mi non mi ha fatto mio figlio, mi guarderà sempre in campo. Il campo. Ben santissima, dove le dico? Ben santissima. Dove strasse? Strasse ossi, ferro vecchio, donè! E dai, il Masena, orzo e caffè. Questo qua non viene a portare qua. Guarda, guarda. Guarda, è il Masena, orzo. Sì. Oh, questo qua storia. Guarda. Questo si metteva i tosetti. All'inverno gli metteva e immasenava. Sì. Eccolo qua. Funziona ancora. Funziona. Sì. Funziona, va. E va. Questa è una cassa dove che le donne, attenzione, le donne le si portava in dotte. Eccola qua. Sì. La dotte di una donna era questa. Quando che si sposava, indasea qui boh e col caro a torre le adotte che era sto casseotto qua. Sì. Pien da roba di nisui, una vestaglia, ma che era più nisui che roba, capito? De canevo. Quello che si faceva un'altra. Eccolo qua. È molto pesante, ma è una roba semplice sta qua. Da portare in volta. No, non è che sta, uno che la vista è quella. Sì, la mia l'aria sia lì. No, l'aria lì, c'ho qua. Ah, sì, è lì. Ci voglio occhiali, cin cin dai, ci voglio occhiali. Questa l'ha letta anche lei, sì, l'altro giorno. Ma questa no? Signor Sindaco Cerato Renato, no. Dei quattro confini, Trasbusine, 1, La Pineta, 2, Monti Comunali, 3, confine con Perrolo, 4, sì o no? Mi bocca la mostra, la fa vedere, sì, sì. Quattro confini, un signore, bravo.
E dopo non vedo ancora degli altri, ma... Dio, tre volte che viene su. Autunno, autunno. Il bambino gioca, corre, saltella sopra le foglie. L'adolescente canta, respira e libertà, in libertà. L'anziano passa tremante, capo chino, osserva i colori delle, e la forme. Il centenario si rispecchia nel suo passato con la mente offuscata. Pensa come un film con ridicolo scandalose, un film. Ingiuste leggi nel suo lucido momento resta il giudizio universale. Mai promettere a un anziano un regalo, una visita, se non puoi, che sarebbe un tremendo ricordo. Un anziano. Franco, leggi pure le mie stamberie, ma la carta di Roberta ritorni. Ogni tanto mi perdo via, qualche volta mi sembra di chiare, chiedere quale qualche articolo. Basta. Ora mi fa presto. Guarda questa. Mia sorella Teresina, sposata Parma. Questa sono io, nella prima comunione, questa. 6 anni, la mia comunione. 6 anni, la mia 6 anni comunione. L'altra è una mia cugina e un suo fratello dopo. Che cosa avete fatto quel giorno? Niente, casa ognuno per casa sua, no, non si faceva mia regalo. Ma. A Cresima la santa mi ha regalato un nastro di ari capelli, pensa, mi ricordo, non era mia, come adesso è. In questa foto c'è mia sorella Maria, il suocero, mia mamma e il marito di Maria. Dammi dedo. Mia mamma con 2 bambine. Sì, anni. Gli anni stupidi, non stupidi. No, che era stupidi. E anche i lavori si faceva, qualcosa in casa si faceva. Adesso, per esempio, l'inverno, mi farei stare a fare i balsi. Balsi tagliare quel frumento, imparare a carrere e fare una scala con 35 scalini. Fare una scala lungo, non su. Torre Sarese in grande campo, scaduni, che vuole anche qui, e lui in strada d'inverno, sempre fare tutto, imbrocare le sgalmare, i zoccoli, che li imbrocava, ecco, ma quindi, sì, ero a fare. E amici che venivano qua a trovarti? Beh, no, niente. Non mi mette il a fare, non so che. Devi lavorare. Dobbiamo sempre a fare. Allora in campagna nel carro scuro e quella sera. Vuoi dire il tempo? Madre. Ai tempi là che era a lavorare, insomma. Adesso non sono mia. Adesso. Adesso sono tutti fiori. Cos'è che coltivava? Strucco un bottone. E mio padre, le volte era brillo, qualche volta via. E quando mi era a pittare, detto mio padre, a sera. Mi dormia, io sono lì a stufa, anche che i miei bacchi a sete andano qua. Mm-hmm. Ecco. E quando era aprile passava per vicino alla mia camera e mi canta, mi canta, cantiamo, ma io chiedo, a me è bene mai. E mi toccava a cantare anche con lui una sera, quando era aprile. Un poco, sai il brillo cosa vuol dire? Sì, che lo sappiamo. No. Mi piaceva vederle, guarda che bel cielo, guarda che bel marito, guarda che bell'uomo,
ma per dire guarda che bello uno, se puoi dire che mi piace a me, che mi piace del bello, per dire questa, per dire mai pensare a questo. Io pensavo sempre la chiesa, le suore, il convento, in chiesa, mattina presto, una mattina mi sono alzata presto andare su, vedi che altro che la chiesa. Di sola, e qui tu, così tardi, mio che vada, gli era di dicembre, freddo, mio che cola, correvomi, già buio, sulle strade, erano tutte piante, pareva gente, gente col buio, sembrava gente che paura, mi sono là, e corri, 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 quando sono in piazza, le battute tre, di notte, dove è adesso? Se avevo casa, perdo la messa. Stai a gelarmi, sto a aspettare. La mamma la chiesa sempre il terrore di mio padre, che paura, era la buona, che paura. Andava giù per strada e la chiamava, di torre che se, vieni a casa che non guardo, tuo padre, brava, vieni a casa, ecco, tutto, tutto corre perché paura mio padre. Cioè, già era buono, ma casa, ma già era anche tremendo. E doveva, per disgrazia, un occhio solo, e li vedeva per lì, li vedeva. Però lavorare, lavorare bisognava. Allora, prima perché era piccolo, dopo bisogna soldare, e tu una via, e vedi due uomini, e tu sai che ti fai? Mi tocca pezzettare ancora di più? E non ho se l'ha fatto bene, bello. Se qualche volta se anche se dugavo qualche sera lì, cioè, con queste torri qua, che erano tanti, allora se dugavo una schiava, ma poco, che la sera dugavo perché era. Le ultime ore, invece mi era la prima, erano le ultime le correre di più, a me mi toccava mia coronare. E no, mi sempre stava. La macchina corre? No, no. La bicicletta, mamma la bicicletta. Ho imparato con la bicicletta, con lo scalzo fermo. Sento questo che lo scalzo fermo. Parare sempre anche per in giù. E lì, per in giù, no, non va sempre scalzo fermo si chiama. Non che ti fai sempre, non si fermava mai, quindi era fatto così, lei era mio padre. E io sono andato in campagna di corsa, del Pilarsi, e se la mia fermata sono abbastanza insieme a due strade anche a me, come il musso. Maria venne con mamma con quella volta che il musso, e insomma che io passavo anche. Un altro si godiva anche con niente, perché mi giocare.